qua, cari amici, Valsugana. Sono con Luca il contadino di Rovereto, andiamo verso le zone di Belluno e abbiamo visto questo furgoncino, autocarro Volkswagen T2 buttato qua per fare pubblicità, e lo metto così nell'albo dei ricordi. Eccolo qua, qua siamo in Valsugana, dove l'inverno difficilmente batte il sole, e portiamo a casa tutto ciò che la strada offre. Eccolo qua, Volkswagen T2, questo è un po' così l'inizio della nostra avventura di oggi, ecco, quello che la strada offre. Con questo vi saluto intanto e seguiranno i prossimi filmati. Ecco qua, intanto un saccoccia anche questo. Portiamo a casa questo flash d'immagine, la famosa acciaieria di Borgo, così dall'esterno. Ecco qua, sempre bello, a me piace sempre vedere traccia di archeologia industriale. Qua tutto vapore. E adesso andiamo a vedere se troviamo qualche vecchio trattore. Con Luca il contadino di Rovereto. Eccoci qua, cari amici, Guardate un po' qua che abbiamo, sì, dai. Guardate qua, Emi. Anche te, Marvin Tour, Ecco qua, ragazzi, appassionati di auto storiche. Guardate un po' cosa la strada ci offre. Io mi ricordavo infatti di questa auto e ho detto qua al bravissimo Luca, che oggi è in viaggio con me, andiamo a vedere se c'è questa auto, e infatti l'auto c'è ancora. Si tratta di una Fiat Topolino C, che è del 1951. La Fiat Topolino C è stata prodotta tra il 49 e il 1955. Caro Luca, Pecca. Qua il signore mi ha detto, quello che ha recuperato la Topolino, che quando l'aveva presa era anche in buono stato, poi hanno costruito qua la struttura e l'hanno lasciata fuori un po' così all'intemperie e così, insomma. Peccato, perché è una bella... La ruggine ha un po' preso la carrozzeria, eccola qua, io ve la faccio vedere, la dedichiamo soprattutto all'amico Max, un appassionato di Fiat Topolino. Peccato. E qua, in questo stato. In questo stato, insomma, un po' così, trasandata, ecco. Avrebbe anche la sua targa storica. Facciamo comunque onore al proprietario, che mi ha concesso comunque di mettere da parte questa traccia di testimonianza. Eccola qua, vi facciamo vedere qua il motore, che è un motore a 4 cilindri. Dicevamo una cilindrata, Luca, su 567, mi parlava così. Qua, La Fiat Topolino è stata prodotta, la 500, la Fiat prodotta tra il 36 e il 1955 in tre versioni A, B, C. Questa, diciamo, che è ancora la Fiat Topolino più facile da trovare, ecco. Comunque il signore mi ha detto che è del 1951, eccola qua. Dai, insomma, caro Luca, se hai voglia di restaurare, come dicevo al signore, c'è un po' di bagno di sangue da fare, però insomma, peccato, purtroppo deve lasciarla lì così. Eccola qua, adesso vi faccio vedere il retro. Qua dietro non sono ancora riuscito a aprire la portiera, come vedete è abbastanza presa dalla ruggine. Si chiude e si apre ancora, allora non è proprio messo. No, ma ti ripeto, a parte la ruggine, secondo me non sarebbe una brutta auto, Guardate qua, avrebbe la sua targa storica. Vediamo se Eccola si qua. Poteva aprire. Però mo. No, qua si apre. Qua il contadino di Rovereto. Che lustro, ma... Ah, si apre così. Bella ruota. Porta ruota. Mi raccomando, sei capace dopo di metterlo su? Sì, 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 è agganciato qua, così. Eccoci qua, ve l'ho fatta vedere qua in queste condizioni un po' così di stato, insomma,
conservata, però con il manto di ruggine, ecco. Ecco qua ragazzi, con questo, cari amici, vi saluto, appassionati di auto storiche, portate a casa anche questa. Sì. Saluto tutti gli amici del canale, saluto Demi, saluto Diego da Ortona, saluto Antonio da Salerno, saluto la grande Lucia di Montevarchi, Alessia da Roma, Giovanna, la Daniela dalla Calabria, Angelo Carucci che mi fa sempre pubblicità ai filmati, grande Maurizio Brancato, un amico sempre presente nel mio canale, instancabile commentatore, e tutti gli amici, ecco, da Lorenzo di Voghera, eccetera eccetera. Eccolo qua, ve lo faccio vedere, al Ciociaro delle zone di Roma, quello di Imola, guardate un po'. Ragazzi, con questo vi saluto, entrate dentro adesso che si riparte. Hai messo la mascotte in macchina, ok, spettacolo ragazzi. Eccola qua, traccia di storia, portata a casa, anche con la neve. Ciao a tutti, spettacolo. Cosa dici Luca? Peccato, devi trovare qualche unico che piaccia a mettere a posto. Perché io mi me l'ho coperto, ma... Va bene così, dai. Eccoci qua, amici, guardate un po', guarda un po' Luca. Mi vedi? Sì, vai. Ecco qua ragazzi, vi faccio un saluto qua dalla fredda Val Sugana, e come vedete oggi 28 gennaio, sabato, si va ancora a cercare tracce di storia, quello che la strada offre. Portiamo a casa tutto il possibile. Ciao amici, alla prossima. Avanti con la caccia. Viva il Mar Ventoux, sempre.